Augusto si servì anche della letteratura per creare un ampio consenso e per orientare l'opinione pubblica verso l'assimilazione pacifica e indolore del nuovo sistema politico e della sua ideologia. Sotto questo aspetto, la collaborazione degli intellettuali fu fondamentale per legittimare la figura del principe. L'artefice principale del coinvolgimento degli intellettuali nella politica culturale del nuovo regime fu un cavaliere di origine etrusca, Gaio Cilnio Mecenate. Nato ad Arezzo intorno al 70 a.C., e morto nell'8 a.C., egli fu uno dei più stretti collaboratori di Ottaviano fin da prima della conquista del potere e tra gli uomini più potenti di Roma. Uomo colto e dai gusti raffinati, Mecenate riunì intorno a sé un circolo di poeti nel quale spiccano i nomi di Virgilio, Orazio e Properzio. Grazie al suo sostegno, essi poterono condurre una vita tranquilla o addirittura agiata, dedita al lavoro letterario. Mecenate fu molto abile nell'indirizzarli verso la produzione di opere che recepissero le richieste di Augusto, verso una poesia di impegno civile che celebrasse le conquiste e i valori della nuova etas, senza tuttavia esercitare pressioni indebite, nell'assoluto rispetto per la loro sensibilità e autonomia. L'adesione di poeti come Virgilio e Orazio al programma culturale del Princeps fu in effetti dettata da un bisogno autentico di pace e di serenità da parte di chi, proprio come i due poeti in questione, aveva vissuto i sanguinosi anni della Terza Guerra Civile, sperimentandone la violenza e le conseguenze. La prima generazione di poeti e intellettuali dell'età augustea partecipa così al processo di rifondazione del Mos Maiorum, facendosi interprete di una visione della vita e di un progetto morale in linea con quelli dell'impero. Per esempio, Virgilio, attraverso la figura di Enea, protagonista dell'omonimo poema, celebra i valori fondanti del Mos Maiorum romano: la virtù guerresca, la pietas, la devozione verso gli dèi, la patria e la famiglia, la pazienza e la clemenza verso i vinti. A questo clima di concordia e rigogliosa fioritura d'ingegni segue tuttavia, dopo il 20 a.C., un progressivo ripiegamento autoritario della politica culturale del Princeps. Essa coincide con l'affermarsi di una nuova generazione di scrittori, a cui appartiene Ovidio, scrittori di cui parleremo in un altro video tutorial.